Catania, quartiere San Cristoforo. Guida con una patente falsa, denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile. Tra i primari compiti dei carabinieri del nucleo radiomobile ci sono le richieste di aiuto di pronto intervento da parte dei cittadini, nonché il controllo del territorio. È proprio nelle maglie della rete di un posto di controllo che l'altra sera è rimasto impigliato un giovane 22enne catanese. Fermato il veicolo, i carabinieri hanno chiesto al ragazzo i documenti di circolazione dell'auto e la prevista patente di guida. Il giovane consegna una patente di guida che a prima vista non suscita alcun sospetto, ma per sua sfortuna hanno subito evidenziato la falsità del documento. Dal controllo tecnologico emergeva che il ragazzo non aveva effettivamente mai conseguito il titolo di guida e inoltre che quel numero identificativo del documento risultava inesistente. I carabinieri quindi hanno provveduto a deferirlo all'autorità giudiziaria catanese per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi e contestualmente gli hanno proceduto alla contestazione amministrativa per una guida senza patente, multandolo con una sanzione di ben 5.100 euro. Nella città portuale di Odessa si stanno verificando interruzioni della corrente a causa di un attacco russo avvenuto lunedì. 23.000 residenti sono senza elettricità. L'attacco missilistico ha anche provocato 10 feriti e danni ingenti a circa 300 appartamenti al Palazzo dello Sport. Мы это в 16-м пережили, выехали сюда. И, конечно, это очень повторно и больше никуда ехать. Anche a Kharkiv e in alcune parti della regione di Zaporizhia, 200.000 residenti sono ancora senza elettricità dopo gli attacchi russi di venerdì scorso alle infrastrutture energetiche. Per ripristinare appieno la fornitura di energia potrebbero volerci fino a 2 settimane. Le forze russe hanno anche moltiplicato gli attacchi alle zone di confine e agli insediamenti della regione di Sumy. Molti residenti vengono evacuati e trasferiti nell'Ucraina occidentale. Masca Lucia, servizio straordinario di controllo sul territorio. I militari della tenenza di Masca Lucia hanno messo in campo un vasto dispositivo atto a coprire le principali arterie di comunicazione del centro di Masca Lucia, nonché a svolgere mirati controlli volti all'ispezione di cantieri e luoghi di lavoro col fine di contrastare il lavoro in nero. I carabinieri hanno proceduto al controllo di un cantiere edile per la realizzazione di unità abitative, dove all'esito delle verifiche è stato deferito all'autorità giudiziaria l'amministratore unico di una ditta edile per violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, per aver avviato al lavoro un lavoratore privo del giudizio medico di idoneità alla mansione per cui è stato adibito, con la conseguente sanzione di euro 6.834,44 euro e per aver impiegato un lavoratore senza la preventiva comunicazione del rapporto di lavoro, per il quale è stata applicata una maxi sanzione amministrativa pari ad euro 7.800. La rapida ascesa politica di Peter Majar sta sconvolgendo l'Ungheria. Solo 6 settimane fa il 43enne era un politico di secondo piano del partito di governo Fidesz e l'ex marito della ministra della giustizia Judith Varga. Martedì è diventato un beniamino degli ungheresi diffondendo un audio che ha fatto scandalo. Átadtam egy hangfelvételt az ügyészség munkatársainak, amelyen az hallható, hogy az akkori regnáló igazságügyi miniszter elmondja, hogy a kormány bizonyos körei büntetlenül és szemrebbenés nélkül belenyúlhattak nyomozati iratokba, hogy manipulálhatták a nyomozóhatóságok munkáját. Akár ebben az épületben, itt a hátam mögött. La popolarità di Majar è cominciata il 10 febbraio con le dimissioni della presidente dell'Ungheria Katalin Novak e della ministra Varga, che avevano graziato un uomo che aveva coperto abusi sui minori. Da allora in decine di interviste Majar ha criticato il primo ministro Viktor Orbán. L'audio dello scandalo indica che un suo collaboratore ha insabbiato un caso di tangenti. Magyar Péter a legfőbb ügyész Polt Péter és helyetteseinek azonnali távozását követelte, valamint a Wöllner Schadl ügy objektív kivizsgálását, amely szerinte csak Polt Péterék távozása után lehetséges. Kónya Rita, Euronews, Budapest. Viabilità. A Messina si progetta una via di fuga per Villaggio Bordonaro.
un bypass di oltre 400 metri per consentire anche ai mezzi di soccorso di raggiungere agevolmente il villaggio Bordonaro a Messina. A progettarlo sarà il raggruppamento temporaneo di professionisti che fa capo alla PH3 Engineering Unipersonale, così come stabilito dalla gara espletata dagli uffici della struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, guidati dal governatore Renato Schifani e diretto da Salvo Luzio. Il valore dell'offerta con cui è stato aggiudicato l'appalto è di 114.000 euro. Per il villaggio Bordonaro non sarà questo l'unico intervento. Il primo stralcio delle opere programmate riguarda, infatti, la messa in sicurezza dell'omonimo torrente, il cui stato di abbandono rischia di provocare, in caso di forti precipitazioni, straripamenti incontrollabili. Anche in questo caso, la progettazione della risogamatura dell'alveo e della fortificazione delle sponde è stata assegnata a un team di tecnici. Centoquarantasette persone sono state arrestate in una maxi operazione antiterrorismo in Turchia, hanno comunicato le autorità martedì. Negli ultimi 8 mesi quasi 3.000 persone sono state arrestate per affiliazioni con l'ISIS e circa 700 sono in carcere, ha reso noto il Ministero degli Interni. Il rischio posto dagli operativi dell'ISIS è alto anche in Italia. Una riunione dei vertici della sicurezza a Roma ha innalzato l'allerta durante la settimana di Pasqua. Lunedì a Venezia il protocollo antiterrorismo è scattato quando sono state trovate 2 borse abbandonate in strada. I proprietari sono arrivati prima degli artificieri. Preoccupa soprattutto l'ISIS-K, il gruppo operativo in Asia centrale che ha rivendicato l'attentato al concerto di Mosca la scorsa settimana. La Francia, che a fine luglio ospiterà le Olimpiadi, ha annunciato misure di sicurezza più severe domenica. Il presidente Macron ha detto che quest'anno sono stati sventati 2 attacchi terroristici da parte dell'ISIS. Allerta alta anche in Germania, dove a metà giugno cominceranno i campionati europei di calcio. In Spagna invece, che ha appena ricordato i 20 anni dell'attentato alla stazione di Atocha, la Guardia Civile ha arrestato un uomo impegnato in propaganda jihadista e con diversi contatti con l'estero. Sono le segne di identità di una Europa unita desde il ricordo alle vittime. Nella mia avvenita l'ASAEC, l'Associazione di Estorsione di Catania. All'inizio conobbi imprenditori, commercianti e artigiani e, pur non essendo io una vittima di estorsione, di usura o di altri reati di stampo mafioso, mi accorsi che potevo essere ugualmente utile, tanto loro vicini, accompagnandoli ai processi, accompagnandoli a denunciare nella collaborazione con le forze dell'ordine, mi resi conto che anche non essendo una vittima potevo dare il mio contributo. Ci sono anche professionisti, commercialisti che hanno subito l'estorsione e poi c'è il volontario, in questo caso ero io che prestavo, ma ce ne sono anche altri non vittime di estorsione e di usura che però hanno deciso volontariamente e convintamente di sostenere chi decide coraggiosamente di denunciare. Allora, premetto che io vengo da una famiglia di cui mio padre viene a sua volta da una famiglia di ambulanti della fiera di Catania, ambulanti di calzature, dove a 9 anni come primogenito viene levato dalle scuole per andarsene a lavorare alla fiera. L'unica cosa positiva è che nel crescere ha fatto crescere i propri figli lontani da determinate situazioni e facendoli studiare, ciò che lui non aveva potuto avere dalla sua vita. E la vita andava bene, diciamo, fino a quel momento, fino a un giorno venne il fratello di mia madre chiedendogli a mio padre un prestito perché aveva dei problemi economici di usura. Lì mio padre gli disse: guarda, io soldi realmente non ne ho perché io sto investendo, quindi ho dei grossi mutui bancari e quindi non ti posso aiutare. Ma dalle continue richieste allora aprì una scopertura bancaria per aiutarli. Allora un bel giorno gli venne in mente di venderci le botteghe del suo bar, perché lui aveva un'attività di ristorazione bar con produzione a Catania, nella zona di Nessi, ne parlavamo poco fa con il comandante, e comprammo intanto le botteghe. Dice: compri le botteghe e rientri dal tuo debito. Ma purtroppo così non fu. E per 3 anni lui continuò a stare in quelle botteghe e noi pagavamo un altro mutuo
di un immobile che non avevamo in mano. Fino al punto si presentò un altro parente, un associato mafioso, che noi conoscevamo ovviamente, lo riconoscevamo come parente ma non lo frequentavamo, dicendoci che lui aveva trovato la soluzione per uscirci da questa situazione e dovevamo acquistare anche la licenza di bar. Quindi ci chiesero altri 70.000 euro. E dopo settimane e mesi di sì e no, abbiamo deciso, coinvolgendo ovviamente io, mia madre e mio padre, abbiamo detto: senti, acquistiamolo, purché se ne vada e finisce questa storia e ce ne usciamo. Abbiamo acquistato anche questa licenza di bar e lì abbiamo cominciato i problemi veri e propri. Poco più di 24 ore dallo schianto della nave cargo Dali sul Francis Scott Key Bridge di Baltimora, nell'est degli Stati Uniti, diminuiscono le speranze di trovare ancora vive le 6 persone disperse in mare. Sospese durante la notte le operazioni di ricerca con i sommozzatori a causa delle difficili condizioni del mare. Based on the length of time that we've gone in the search, the extensive search efforts that we've put into it, the water temperature, that at this point we do not believe that we're going to find any of these individuals still alive. Secondo gli analisti, il crollo del ponte costringerà le navi a dover intraprendere un percorso alternativo, con conseguenti ritardi nelle consegne e un aumento dei costi. The beltway is going to be down for 4 years, but the main thing they got to do right now is get that shipping channel open, because you're going to punish Baltimore, the cruise liners, Caterpillar heavy equipment, Mercedes-Benz, our coal export, everybody. That's our biggest money maker in the whole state, right there, the Port of Baltimore. And now your money maker is shut down. Ci vorrà tempo per ricostruire il ponte intitolato a Francis Scott Key, infrastruttura chiave per il trasporto merci negli Stati Uniti. Numeri allarmanti legati alla tragedia dei migranti emergono nel nuovo rapporto dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. In 10 anni dall'inizio del monitoraggio nel 2014 risultano morti o dispersi più di 63.000 migranti in tutto il mondo, ma il numero reale è con ogni probabilità molto più alto. Più di un terzo dei migranti deceduti di cui è stato possibile identificare il paese di origine proviene da paesi in guerra. The figures are quite alarming. We see that 10 years on, people continue to lose their lives in search of a better one. We saw, for example, that 2023 was the deadliest year on record, with over 8,500 deaths. And the reasons are multiple. The majority of people, over 60% of deaths recorded by the project, are due to drowning. Just in the Mediterranean alone, we see over 28,000 deaths and disappearances recorded. 2/3 dei migranti morti o dispersi rimangono non identificati. Ci sono infatti più di 37.000 persone per cui non sono disponibili informazioni sul sesso o sull'età. Tra i morti identificati si contano oltre 5.000 donne e circa 3.500 bambini, ma se si tiene conto delle persone non identificate o non tracciate dal rapporto, questi numeri sono destinati a salire. Continua l'attività eruttiva del vulcano della città di Grindavik, nella penisola islandese di Reykjanes. Le immagini spettacolari, registrate in time-lapse, hanno catturato l'eruzione sullo sfondo di un'aurora boreale. La popolazione di Grindavik, composta da circa 3.800 persone, era stata evacuata a gennaio e a novembre in seguito a una serie di terremoti che hanno aperto crepe nel terreno tra la cittadina e una piccola montagna a nord. Sospiro di sollievo per la nazionale di calcio ucraina che si qualifica ai prossimi europei in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Battuta in rimonta l'Islanda 2-1 ai play-off disputati nella serata di martedì 26 marzo. We are telling all this win is for our supporters, for our country, for our people, for our soldiers who is now protecting our freedom. In this case, I think everybody understands how important this win now.